Allora, due carrelli da Tigros. Abbiamo preso poca roba perché era quella che ci serviva di più e basta, ma appunto non è tanta, per cui non siamo andati all'Esselunga, ma abbiamo provato a Tigros. Per cui da Tigros abbiamo speso, cioè abbiamo preso le uova fresche, queste qua, infatti Tigros, poi vi dico il prezzo. Uova, spray per l'ambiente, questo qua della Glade, che mi è finito e almeno per 2 mesi sono a posto per spruzzare la casa, per cui questo. Poi ho preso la cannella che mi serve per mettere su all'ananas, che è buonissima, e abbiamo, dato che mi mancava, ho preso la cannella. Poi ho preso un altro di profumatore della Glade, una la vaniglia e questo qua l'Oceania, sempre 2 mesi, perché ho 2 spruzzini, uno per il bagno e uno per la sala, e loro ho preso tutte e due. Poi ho preso questi qua piccolini, sempre della Glade, che sono 2 ricariche, uno per la camera e l'altro adesso vedrò se riesco a metterlo in... A parte che non mi serve, per cui vabbè, questi qua comunque. Poi questi, i mandarini, questi qua. Poi ho preso le cose proprio che servono perché le abbiamo finite, ma poi andiamo a fare la vera spesa, per cui farfalle. Questa pasta era in promozione, allora ho preso questa, 2 pacchi di farfalle, le ruote che non le prendo mai, allora ho preso queste. Poi abbiamo preso il burro che mancava, questa qua, cioè ha trovato solo questo di burro, però io preferisco l'altro, quello dell'Esselunga, sinceramente. Poi spaghetti, questi qua. Altra pasta fatta così. Poi abbiamo preso i funghi misti secchi per fare il riso, che poi farò la ricetta e ve la farò vedere sul secondo canale, per cui ho preso sia questi che questi qua, quelli misti e questi porcini, e poi vi farò vedere la ricetta. Poi fusilli, spingiamo un po', allora fusilli. Poi ho preso i sacchetti della spazzatura che ci mancavano, ho preso questi. Poi ho preso la barilla, le conchiglie che non le prendo mai, allora l'ho presi, ho detto li prendiamo. Poi 2 di sale per la lavastoviglie, ne ho presi 2, questa è un'ottima marca, mi trovo bene, allora ne ho presi 2 di questi, e i sacchetti, altri sacchetti piccolini, questi qua. Invece in questo carrello, cioè in questo carrello, in questo sacchetto, ecco, detersivo per la lavastoviglie, la lavatrice, detersivo lavatrice, perché l'ho finito e loro ho preso questo qua in offerta al sole e dovrebbe bastarmi per adesso. La Coca-Cola, che ho preso 2 Coca-Cola in promozione, solo 2, poi faremo la scorta. Poi il profumatore per l'ambiente, sempre della Glade, questo lo volevo provare. Questo qua non so com'è, però vabbè, ho preso questo e ne ho preso un altro. 2, uno alla ciliegia e uno relax, questi qua.
poi ho preso l'ammorbidente al cocco, fabuloso, che poi questo è buonissimo. Questo qua è fantastico, per cui sinceramente è ottimo. Questa è la spesa che ci serviva, perché mancava, anche se la cosa urgente era la pasta. Comunque il totale è 58 e 54. Calcolate che non abbiamo preso, cioè, niente di tutto quello che in teoria dovremmo mangiare, solo la pasta e basta. Erano scontati perché c'era il liquido. Oh, questo qua 8 euro qualcosa. Poi c'è la Coca-Cola 1,99 euro, cioè abbiamo pagato due Coca-Cola 2 euro, per cui non era 1,99 euro, ho sbagliato. Sacchetti 79 centesimi, tutte e due. Il sale della lavastoviglie 1,49 euro, la Barilla 1,25 euro, la pasta, dipende dalla pasta, cioè quella 1,25 euro, 2,99 euro. Funghi porcini 3,69 euro, il glaze spray 5,59 euro, ma ne abbiamo presi due. Poi l'ammorbidente 3 euro e qualcosa invece di 6, non so, si vede male perché non c'è la luce. E poi, vabbè, le uova, dove stanno? Le uova 1,99 euro, cannella 2,20 euro, mandarini 2 euro e qualcosa, e basta. Questo totale, praticamente questa, quando è buio, che piove e devi fare video, non riesci mai a farli perché fanno un po', diciamo, cagare, si vede malissimo, per cui scusate per la luce, ma non posso farci niente. Niente, questa è la spesa totale. Che poi alla fine solo la pasta che ci serviva, vabbè, questo mancava. Questo l'ho preso perché era in promozione, se non lo prendevo. Mancava il detersivo, infatti due detersivi. E poi, vabbè, le uova, che poi farò anche lì la ricetta. E basta. Credo basta, sì, perché alla fine sì, dovrebbe basta. Maggior parte non è che abbiamo preso chissà cosa. Allora, diciamo che vediamo questo. Si è spaventata. Questo ha un buon odore, molto buono. Invece questo, questo qua è molto forte come odore, però sono buoni. Mamma mia, si sente tanto. Infatti i gatti sono scappati. E si sente molto. Comunque la marca buona dell'ammorbidente, questo qua è fantastico, ve lo consiglio perché profuma molto. Infatti da oggi in poi prendo sia questo che l'altro, non mi ricordo qual era di marca, però è molto buono. Questi qui li avevo già provati ed erano buoni. Adesso metto questo qui nel coso e quello lì e basta. E niente, fatemi sapere se anche voi andate dal Tigro. Sì, io di solito vado sempre all'Esselunga a fare la spesa, però dato che c'erano solo due cose abbiamo detto vabbè, andiamo al Tigros. E infatti per due cose che servivano ho detto vabbè, ma poi di solito io vado una volta al mese a fare la spesa. E niente, questo è tutto, a voi la linea e ci vediamo al prossimo video. Ciao!